per chi se lo fosse perso, questi sono i consiglieri dell'opposizione al comune di Ancona, Rubini Francesco e Pesaresi Carlo del PD. Fingiamo stupore. 27 ottobre 2024, da pillola abortiva a speranza anti-invecchiamento, la nuova vita della RU 486, dall'anti-invecchiamento al ringiovanimento, il passo è breve, cosa non si fa pur di vendere? 27 ottobre 2024, Covid, per il 53% dei marocchini, la preghiera è più efficace dei vaccini, meditate gente, meditate. 30 ottobre 2024, l'ultimo virus fa tremare l'Italia. Si teme un nuovo lockdown. Difese immunitarie praticamente inutili. Direi che a questo punto ciò che è inutile veramente è il vostro encefalo. 31 ottobre 2024, influenza australiana. Gli esperti, sarà brutta, al pronto soccorso saranno intasati. Il vaccino protegge anche contro la variante. Dai, e fallo. E dai, è su che dobbiamo fatturare. E sbrigati! 28 ottobre 2024, così il clima minaccia la maternità. Aumentano aborti spontanei e parti prematuri. Sì, va bene. E adesso veniamo al vincitore del premio del mese di Journal Circus, che sfrutta Call of Duty per simulare un attacco nelle trincee sul fronte orientale. Daremo anche un'occhiata ad alcune foto recenti qui, a nord del conteso Donbass, nella zona di Pokrovsk, dove i russi stanno avanzando. Si tratta di registrazioni delle forze armate ucraine che attaccano le trincee russe in un'area forestale. Cioè attaccano le linee di difesa russe. E lì potrete vedere, tra le altre cose, come realmente la vita quotidiana dei soldati al fronte. Questa è in realtà un'immagine che la gente pensava che 5 anni fa non esistesse più nella guerra moderna. Questa era in realtà la realtà della prima guerra mondiale, una guerra di trincea. E ora si svolgono sulla linea di contatto, in prima linea del Donbass, praticamente ogni giorno. E adesso chiudiamo con la chicca delle chicche. Corriere della Sera, 27 ottobre 2024. Ci salveranno le piante, mangiano anidride carbonica più di quanto pensassimo. Ma no, ma dai, ma davvero?